Le melodie della liturgia copta ortodossa trasportano lo spirito verso la contemplazione della croce di Cristo, simbolo della vita che rinasce dalla morte. È Venerdì Santo. Al Cairo, nella cattedrale copta ortodossa di San Marco, presiede Papa Tawadros II. Per lunghi tratti è curvo su se stesso, quasi a sentire ancor di più il peso del sangue dei cristiani versato domenica scorsa negli attentati alle chiese ortodosse di Tanta e Alessandria. Nell'attacco ad Alessandria lui stesso è scampato all'attentato. Papa Tawadros II sente anche il peso del rischio che corrono i cristiani d'Egitto per andare a pregare, perché sono nel mirino dei terroristi che vogliono minare i rapporti tra cristiani e musulmani. Sul lato destro della cattedrale di San Marco c'è la chiesa di Botrosseia, proprio quella chiesa dove è stato compiuto l'attentato l'11 dicembre scorso. Quest'anno è il rito del Venerdì Santo, è il rito in cui i fedeli ricordano la passione e la crocifissione di Cristo. Ma quest'anno è anche il rito in cui ricordano i loro martiri, i martiri che sono caduti nell'attentato dell'11 dicembre. E queste sono le loro foto. 29 vittime, tra cui 28 donne, di cui 4 bambine, e un solo uomo. E su questa parete, che è diventata il loro memoriale, c'è anche una traccia di sangue di quell'attentato. Questa traccia di sangue è dietro questo pannello. Buttano dei bigliettini con dei messaggi. Veramente commovente. E i cristiani ortodossi, quando vengono qui e guardano questo memoriale, ne escono fuori con la fede più rafforzata, perché loro dicono: adesso bisogna essere più forti di prima.